E poi fate l'amore. E poi fate l'amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul collo, sulla pancia, sulla schiena, i morsi sulle labbra, le mani intrecciate e occhi dentro occhi. Intendo abbracci talmente stretti da diventare una cosa sola, corpi incastrati e anime in collisione. Carezze sui graffi, vestiti tolti insieme alle paure, baci sulle debolezze, sui segni di una vita che fino a quel momento era stata un po' sbiadita. Intendo dita sui corpi, creare costellazioni, inalare profumi, cuori che battono insieme, respiri che viaggiano allo stesso ritmo. E poi sorrisi, sinceri dopo un po' che non lo erano più. Ecco, fate l'amore e non vergognatevi. Perché l'amore è arte e voi capolavori. Questa poesia mi ha colpito tantissimo, io Alda Merina la adoro proprio. E mi ha colpito tanto perché fare l'amore è molto di più di quello che viene spiegato, che viene vissuto in questo momento storico. Siamo in una società liquida, tutto velocissimo. Soggetta. Io fra un po' divento strabica perché devo andare là. Se voi mi avvicinate un attimo, pensate, allora diciamo questa cosa qui, che siamo in una società liquida molto veloce, le prossime generazioni sono addirittura di ragazzi digitali o virtuali, non usano più il corpo, sono cercati più il giorno, mentre fanno altre cose, chattano, per cui l'uso del corpo è sempre meno. È ovvio che quello che dico non, cioè prendetelo con le pinze perché non è valido per tutti nella stessa maniera. Però è un dato di fatto questo. Per quanto riguarda la parte sessuale, non viene spiegata alle persone. Vengono spiegate a scuola le guerre puniche, Napoleone e tutte queste cose qui. Non viene spiegato le emozioni, noi siamo fatti di emozioni. Non viene spiegato ai ragazzi che cosa succede quando ci si innamora. C'è stato un bambino che piangeva con la mamma, aveva 4 anni e stava piangendo in cortile, la mamma gli ha detto: "Ma cosa hai fatto?" "Sto male, sto malissimo, mamma. Ma cosa è successo?" "Mi sono innamorato." E la mamma ha detto: "Vabbè, pensavo fosse una cosa grave." Lui si è girato e ha detto: "Perché cosa c'è di più grave del male d'amore?" Quindi sia a 7 anni, 4 anni e a 77, 80 anni le emozioni, i sentimenti sono una cosa che ci accompagnano sempre e sono fortissime, non hanno età, quindi hanno solo delle reazioni diverse. Un bambino è molto forte per una persona anziana, diciamo matura. L'anziano non esiste, vero? Vero. E i sentimenti sono molto forti perché c'è tanta paura di rimanere da soli, paura del futuro, cioè, tante paure, sono paure diverse, ma le emozioni sono fortissime in qualsiasi età. Detto questo, se noi cominciamo a essere in contatto con il nostro corpo, abbiamo tre cervelli, uno rettile, uno limbico e uno razionale. Quello razionale ci aiuta a pensare, quello limbico è quello del cuore, delle relazioni, quello rettile è il cervello animale. E molti pensano che sia una cosa sporca, l'animale sporco, che sia poco educata, per cui le sensazioni che ci dà il cervello rettile ci hanno insegnato con l'educazione a reprimerle, perché non sono buone, non fanno bene. Nel mio libro di testo hanno fatto un'ecografia a una donna incinta. Il bambino di 8 mesi, la bambina di 8 mesi, si vede chiaramente che si sta masturbando. Per cui più naturale di questo non esiste, no? Si vede proprio il corpicino la mano che parte, il corpicino che fa questo lavoro e poi si rilassa. Quindi si vede chiaramente. Quando la bambina nasce, di solito, adesso un po' di meno, ma neanche tanto di meno, se viene sorpresa a masturbarsi, gli viene fatto minimo questo, oppure cosa stai facendo, sono cose che non si fanno, per cui in quel momento lì viene fissato il tabù.
e la bambina capisce che è una cosa da non fare. Per cui va in conflitto con quello che le sta chiedendo il suo corpo e con quello che le viene insegnato. Lo stesso per, avete presente i neonati maschi, piangono? Quindi femmina piange, maschio piange. Poi viene insegnato ai maschi che i maschietti, gli ometti, non piangono. Per cui quando un uomo è grande, adesso io ho avuto l'onore di vedere qualche uomo piangere, sono molto, molto felice perché è un'emozione normale. Però viene insegnato agli uomini a non piangere e le donne non piangono, anche quando ci sono delle situazioni molto pesanti. E questo manda in conflitto il corpo con il pensiero, quindi viviamo un conflitto interno. Cosa succede? Che il primo comandamento di un bambino è quello di compiacere il genitore, per cui per non tradire il genitore io tradisco me stesso, quindi se il mio cervello rettile mi chiede qualcosa, io non lo faccio perché mi è stato insegnato che non va bene. Questo mi porta, io faccio sempre l'esempio, abbiamo una bellissima dentatura, ma tutta la vita beviamo solo dei frullati, non mastichiamo. Questo è per l'apparato sessuale, non usando la vagina o il pene, non avendo rapporti sessuali, freniamo una parte di noi che è molto molto importante. Qual è la differenza? Il sesso viene considerato un bisogno primario come il respiro, l'alimentazione e il sonno, e l'omeostasi che sarebbe l'equilibrio interno degli organi. La differenza tra il cibo e il sesso: il cibo serve a me per nutrire la mia persona, per cui è un soddisfacimento di un bisogno singolo. Il sesso invece è il soddisfacimento della razza umana, della specie che deve essere portata avanti. Per cui se io non mangio, muoio io. Se non faccio sesso, la razza umana va avanti lo stesso perché sesso lo fa qualcun altro. Allora cosa succede? Che posso delegare, quindi ci sono alcuni uomini, alcune donne che fanno sesso più spesso di altre, e ci sono alcuni uomini e alcune donne che non lo fanno per niente, perché pensano che comunque la razza umana è portata avanti lo stesso, cioè non va, non, come devo dire, non va in pericolo la mia vita, io vivo lo stesso, non vivo bene però. Questa è la differenza sostanziale, per cui troverete nella vostra esperienza i cosiddetti trombamici, gli uomini che fanno sesso con tutte, che hanno molte donne, perché sono più portati, si sono presi l'onere di portare avanti la specie, per cui fanno un favore anche agli altri uomini che non fanno sesso. Succede. In questo contesto, ieri sera avevo detto che il tradimento è terapeutico, ma volevo finire il discorso, nel senso che ci sono alcune coppie che alla lunga degli anni sono stanche per motivi vari, no? I figli, le bollette, il difetto di comunicazione, tante cose. Per cui pian piano succede questo e la coppia si allontana. Siccome in questo momento storico ci sono pochi soldi, non ci si può separare, ci sono tanti problemi, alcune coppie, molte coppie rimangono insieme e quello che succede di più è la rabbia, sono le litigate, sono i conflitti forti sia tra coppie che con i figli. Per cui il fatto di avere una relazione extraconiugale spontaneo, lo so che quello che dico sono cose un po' forti, però questo è, insomma, hanno fatto degli studi, delle statistiche. Quindi il fatto di avere una relazione extraconiugale rallenta un attimo la tensione e quando si ritorna in coppia si è un po' più tranquilli e questo permette alla coppia di continuare. Per cui il discorso era quello. Io purtroppo mi sono trovata di fronte uno che stava piangendo perché si era appena sempre. Sì. Sì, ieri sera è successo ho detto queste cose e questa persona giustamente Scusa, perché si è arrabbiata. Perché Perché forse dovevi cercava, forse aveva bisogno di piangere. Magari forse aveva bisogno di piangere, chissà. E dopo io ho detto, no, cioè dopo sono andata a soccorrerlo e gli ho detto che è ovvio che non, cioè, le cose che io dico non vanno prese sul lato personale, hanno fatto degli studi, delle statistiche, quello che
vorrei fare io è allargare i campi, cioè avere, in modo che le persone possano avere delle informazioni diverse e con un'informazione diversa cioè, io posso avere più scelte. Se invece rimango nel tabù, ad esempio, anche chi non crede in questo paese qui, che è cattolico e che è la sede del Vaticano, a livello energetico c'è un'energia diversa. Le persone sono state cresciute. A me hanno sempre detto, anche se non credi, hai avuto in casa una nonna che sgranava il rosario, per cui la sessualità e l'educazione viene portata avanti dai genitori. I genitori sono i primi catechisti, sia se si crede che non crede, cioè l'esempio che tu porti viene portato dai genitori. Per cui io nel mio studio ho tante persone che sono bloccate perché cioè, questo non si può fare, quest'altro non si può fare. Io ho avuto l'onore di frequentare tanti anni Don Oreste Benzi, che era chiamato il prete dalla tonaca lisa perché stava con i barboni, con le prostitute, con i carcerati. E lui ha sempre detto: tutto quello che succede sotto le lenzuola è benedetto da Dio. Per cui se nella coppia entrambi sono d'accordo, non ci sono tabù. Perché? Perché se Dio è amore e Dio mi ha dato un corpo, il mio corpo è amore. Non posso pensare questo no, quello no, quello no. Ho bisogno di esprimere, il mio corpo è il mio biglietto da visita. Il mio corpo è quello che io porto nelle relazioni con l'altro. E se ad esempio spaziamo un attimo nello sciamanesimo, che è la religione più diffusa al mondo, e molto spesso coincide anche col matriarcato. Il matriarcato era un tipo di... Vediamo chi è. Ciao! Era un tipo di gestione sociale dove era la donna che appunto gestiva. E non c'era violenza, semplicemente perché il corpo della donna è strutturato per la vita, è strutturato. Hanno fatto degli studi mettendo degli elettrodi alle persone e hanno visto che nel caso di un litigio l'uomo si arrabbia più velocemente, ma fa pace più velocemente. La donna è un po' più lenta ad arrabbiarsi, ma è anche più lenta a far pace. Questo perché l'uomo è cacciatore, deve avere un'energia più veloce e più forte, invece la donna è più... Questo prendetelo sempre con le pinze, perché magari ci sono donne che ragionano diversamente. Quindi, legato a questo, il matriarcato era un tipo di società molto pacifica, molto tranquilla. La donna sceglieva l'uomo in base se si voleva divertire o se voleva fare un figlio, sceglieva... Poi bellissimo quello degli extracomunitari, perché adesso ce l'abbiamo tanto con gli extracomunitari. Una volta lo straniero che arrivava nel villaggio faceva l'amore con tutte le donne del villaggio perché loro sapevano bene che incrociando le razze i figli venivano più forti, per cui è completamente, adesso Ribaltato. è completamente ribaltato tutto, veramente. Studiando si imparano delle cose incredibili. E la stanza più importante della casa era la sala da pranzo, la camera da letto, dove c'era questo letto matrimoniale e dove veniva consumato il rapporto sessuale con la sacralità, perché attraverso l'unione delle due persone c'era l'esplosione dell'anima, per cui attraverso l'orgasmo veniva l'esplosione dell'anima e il contatto con il sacro e con lo spirituale. Per cui il compito delle persone era tutti i giorni ridere e fare l'amore più di una volta al giorno, perché questo era proprio la... È completamente diverso. Cioè io mi alzo la mattina e devo ridere, che già lo faccio perché è più forte Anzi, scusa, adesso se fai molto l'amore ti curano, ti sedano. Mi seda, è vero, Se adesso fai è un molto casino. Michael Douglas dice Dà terapia perché dovrebbe Perché? curarla sua, è una perversione. Vabbè, dipende sempre come lo fai. Se è attaccato alle nostre azioni, c'è il diavolo bisogno, c'è chi ha bisogno fortemente di bere, fortemente di Certo. mangiare, e allora è un altro discorso, lì siamo patologici.
quando invece è una cosa serena e tranquilla. Ma secondo me il concetto che noi abbiamo dentro, come diceva Francesco prima, cioè abbiamo già tutti gli strumenti dentro. E invece di cercare dentro cerchiamo fuori. Questo è il pasticcio. Quindi cosa succede? Entro in coppia per bisogno, nella speranza che l'altro mi dia quello che non ho. Non funziona così, ci hanno fregato con le favole di Cenerentola, di Biancaneve, che aspettiamo il principe azzurro che non esiste. Che non è mai un muratore di Bianchino. Mai. È sempre un principe azzurro. Ci hanno fregato lì e ci hanno fregato con la storia della mezza mela. Lo sapete la storia della mezza mela? Allora. Che sono una mezza mela e mi manca l'altra mezza mela per completarmi. Allora io vado tutta la vita in giro a cercare questa mezza mela che deve ovviamente assomigliare alla mia, incastrarsi, che non troverò mai perché non esiste, come la storia dell'anima gemella, che non esiste, perché io sono un prosciutto e cerco un melone, sono la mozzarella e cerco il pomodoro, cioè cerco un'anima o una persona con la quale stare bene, con la quale condividere delle cose, ma non cerco l'altra metà di me, io sono intera, sono intera. Questo è fondamentale da, così, da registrare, ecco, secondo me. E la base di una coppia che funziona è: io so chi sono, da dove vengo, dove vado e cosa voglio, che qui già ho detto tanta roba. E posso vivere da sola, non ho bisogno di nessuno, punto, come base, è questa. Se entro in coppia, entro per stare meglio, perché l'altro, condividendo con me del tempo, mi dà delle cose che io non ho, e questo ci sta. Ma se io sto bene dentro la coppia, porto risate, porto bellezza, cioè porto la mia parte positiva. Se entro in coppia per bisogno, comincio a chiedere all'altro: ma tu lo sai che io poi la domenica voglio il caffè a letto, perché non me lo porti? Tu lo sai che se poi parli così forte dopo io mi arrabbio? Tu lo sai che a me tu lo sai, e l'altro non è nato. Somatizza. L'altro somatizza o si arrabbia o se ne va, cioè, dopo succedono dei meccanismi di reazione e di difesa. Invece c'è un libro bellissimo di Daniel Goleman che si chiama Intelligenza emotiva di coppia, e hanno praticamente funziona così. Esempio, Francesco, beh, che è single stasera, allora io guardo Francesco che è il mio amoroso, me lo studio, so tutte le sue abitudini, cosa gli piace, cosa non gli piace, proprio me lo studio, diventa per me un lavoro, e prevengo i suoi desideri, per cui lui starà divinamente. Lui fa la stessa cosa con me, mi studia, sa quello che mi piace e che non mi piace e previene i miei desideri, per cui io starò benissimo. Nel momento in cui i due desideri non combaciano, c'è il patteggiamento nella coppia quotidiano, e siccome la coppia è un sistema, si sceglie quello che è meglio per la coppia in quel momento lì. Quindi non è meglio né per me né per te, ma è meglio per la coppia, per gli incastri, tempo, soldi, figli, esigenze veloci. Le coppie, molte coppie di oggi sono esattamente il contrario. Non è che io prevengo i tuoi desideri, ma pretendo da te delle cose. In questo caso qui non funziona, perché a fronte di un'aspettativa che non è corrisposta c'è subito la delusione. La delusione fa fare questo: te non mi capisci, te non mi hai mai capito, mi sento incompresa, sei cambiato, non mi ami più come una volta, non sei più quello di una volta, non sei più quella. Complice di tutta sta roba c'è da dire che nell'innamoramento viene messo in circolo un ormone che si chiama ossitocina. È lo stesso ormone che viene messo in moto quando la mamma allatta, no? Perché la razza umana deve essere sicura che la coppia si accoppia e nasce il cucciolo che porta avanti la specie. Allora, cosa succede? Che dopo un po' non puoi stare sempre con l'ossitocina in corpo, perché questa la conosco, perché inizi da me, perché è impossibile, cioè non puoi vivere sempre sopra le righe, no? Allora l'ossitocina cala, il corpo ritorna normale,
tu guardi chi hai vicino e dici ma chi è questo qui? Ma chi, ma chi sei? Perché? Perché con l'ossitocina in corpo io idealizzo, e è come se l'altro fosse una sagoma bianca, e io appiccico sopra la sagoma le qualità delle quali ho bisogno. Non vedo l'altro proprio per quello che è, proprio proietto quello di cui ho bisogno, per cui mi innamoro di una sagoma che mi costruisco a mia immagine e somiglianza. Quando l'ossitocina cala, dice ops. No, ops. Dov'è che la vendono? Tant'è che la prima, l'innamoramento si chiama delirio passionale, cioè proprio delirio, e sei in simbiosi. E quanto dura la fase dell'ossitocina? Dipende quanto ne hai. Dipende. Ci sono delle persone molto fortunate che durano anche anni. Ci sono altri che 6 mesi, non puoi quantificare in persona e sé. Però c'è proprio, cioè la fase del calo dell'ossitocina è rischiosa per la coppia. È risveglio. È risveglio, esatto. Difatti lì c'è la... Presente quando ti cade il prosciutto davanti a quella? Sì. Credo che, ecco, esatto, quella lì. Lì hai due scelte, o te ne vai, lasci la coppia, o guardi la persona che hai vicino veramente per quello che è, dici ok, aspetta. Lui è così, vediamo se c'è qualcosa che mi può andare bene, se c'è qualcosa da salvare, e gli fai un E che spesso non credi a te stessa. Certo, difatti, perché è impossibile non aver visto. No, è proprio perché l'ossitocina è proprio una droga. Sai, ti sballa. Perché la specie, per quello che se noi sapessimo l'importanza del nostro cervello rettiliano, e lo ascoltassimo, ma faremmo un mucchio di casini in meno, ma tanti, posso garantire. Se tu adesso chiudete gli occhi un secondo, chiudete gli occhi, fate un bel respiro e fate parlare la vostra vagina per le donne e il pene per gli uomini, e chiedete semplicemente, non voglio sapere la risposta, non si chiede la sua, chiedete cosa vorrebbe fare la vostra vagina in questo momento. E cosa vorrebbe fare il vostro pene in questo momento? Non risponde. Non risponde? No. Se non risponde... Il mio lo fa anche pieno. Cioè, se non vi dice niente, vi rendete conto di quanto è atrofizzato il sistema. Il sistema è atrofizzato perché vi deve rispondere velocemente. Una cosa bella. Io le mie clienti come esercizio glielo faccio fare, no? Ogni ora appunto nel cellulare, e quando camminano per la strada o a lavorare, ogni ora cosa pensi? Cosa ti andrebbe di fare adesso? Allora, primi giorni atrofia, dopo poi per strada lo vedi. Allora vedi queste donne che girano per la strada sorridendo, allora io capisco. Iniziano a girare in bicicletta. No, ma guardate, sì, questa è la tua Donatella. No, io ci parlo sempre, il contrario invece. Ti risponde? Sì, sì, siamo un po'... Siete in conflitto? Con l'arrivo della menopausa siamo un po'... Questo è il mio cavallo di battaglia, perché dalla mia età me lo posso permettere. Pronti? Anche qui ci sono un sacco di informazioni sbagliate. Interessante. Che con la menopausa finisce tutto, che cala il desiderio, che c'è secchezza vaginale, che... Beh, sono proprio tutto sbagliato. No, è sbagliata la reazione che poi ha la donna che si chiude, perché se io con l'età divento presbite non è che smetto di leggere, vado da un ottico, mi prendo un paio di occhiali. Giusto. Se ho secchezza vaginale, ci sono tutti gli scaffali della COP con i lubrificanti, vado e prendo un lubrificante, perché per me è importante. Ci sono tantissime donne che non vedono l'ora che arrivi la menopausa perché sono libere dagli anticoncezionali, ad esempio, no? Però se la tua funzione di persona è incasellata nell'essere mamma e nell'essere moglie, con la menopausa finisce il ciclo riproduttivo. Menopausa significa che finisce la pausa tra un ciclo e l'altro.
Cioè, la menopausa è una parola legata alla gravidanza, non è legata al sesso, non c'entra niente. Capisci? Invece la mancanza di informazione ti fa pensare che con la menopausa finisce il desiderio, ma sono due cose completamente diverse. Assolutamente diverse, come per l'uomo. L'uomo da giovane viene chiamato l'effetto postal market, non ricordate i cataloghi di postal market, no? Dicevano che alcuni non riuscivano ad arrivare alla pagina dei pigiami che erano già arrivati. Io con la mamma Sartre che aveva tutte quelle cose strane. Io sono nato. Se tu avessi un catalogo posto al market adesso, dovresti arrivare alla fine e poi ricominciare. Forse. Perché proprio fisicamente, fisiologicamente, l'uomo c'è bisogno di uno stimolo più fisico. I desideri sono di due tipi, pulsionale e responsorio, no? Significa, pulsionale significa, io sto passeggiando, sono a letto, così immagino qualcosa e mi parte il desiderio, mi parte l'erezione o lo stimolo vaginale. Il desiderio responsorio invece è un altro, io non ne voglio, vengo stimolato al tatto e mi parte la voglia. Allora, sono i due tipi di desiderio che abbiamo. Con l'età, andando avanti, c'è bisogno di più tocco fisico più forte, di stimoli fisici più forti, perché l'immaginazione è un po' calma. Però uno che lo sa si attiva, uno che non lo sa comincia a pensare che non funziona più. È quello che, quello che vorrei portare io come informazione, è che noi funzioniamo sempre, non è che non funzioniamo più. Abbiamo dei modi diversi, quando siamo giovani magari corriamo 10 km in X tempo, quando siamo un po' più, abbiamo un po' più di anni sulle spalle funzioniamo in un'altra maniera, ma funzioniamo sempre. E la sacralità e la dignità della persona ci sono sempre, nonostante l'età. Ogni età ha le sue cose. Se andiamo ad esempio nelle culture, come vi dicevo prima, sciamaniche, la donna è considerata saggia, più la donna avanza con l'età, è più considerata saggia, perché ha un'esperienza di spalle grande. Loro dividono l'età, fanno così, a 13 anni c'è più o meno il primo ciclo mestruale, a 26 c'è la giovinezza e hai, diciamo, mediamente hai un figlio, quindi hai una maternità. A 39 il figlio, perché fanno 13x4, a 39 il figlio è abbastanza autosufficiente. Quando tu arrivi a 52 anni c'è più o meno il momento della menopausa. In quel momento lì la donna passa dalla sua funzione dentro la famiglia a una maternità universale, cioè una cosa bellissima. Per me, io quando l'ho letto mi sono commossa, perché puoi portare la tua esperienza fuori agli altri. Magari è un po' quello che sto facendo io, oppure chi fa volontariato da qualche parte, o chi... cioè l'esperienza deve essere portata, siamo responsabili anche del... Don Oreste diceva sempre, se ognuno di noi parlasse col suo vicino non ci sarebbe più la solitudine. A volte basta poco, no? Basta una parola, basta un gesto, se incontro qualcuno ti abbraccio. E quindi la mia esperienza, perché deve rimanere chiusa nella mia famiglia? No? Posso portarla ai miei vicini, alle persone che conosco. Questa diventa una maternità universale. Cioè mi occupo del mondo. Fino a prima mi sono occupata della mia famiglia, adesso mi occupo del mondo. Per me è di una bellezza stupenda questa cosa. Vi dicevo che la donna diventa sempre più saggia perché ha esperienza alle spalle. La donna per ogni, in primis è la donna di medicina del proprio uomo, è la donna di medicina della propria famiglia e poi diventa donna di medicina del villaggio. Quando hanno il ciclo mestruale hanno una capacità. Io vengo da, non ve l'ho detto, in agosto sono stata nel Quebec, in Canada, e ho fatto una settimana con uno sciamano, con un gruppo di persone in un'isola deserta, un campo di sopravvivenza.
e ho fatto questa esperienza che è bellissima, dove non c'era niente, non c'erano orologi, non c'erano cellulari, non c'erano soldi, perché i soldi ti rendi conto improvvisamente che non servono a niente. E tutto il giorno stavamo attorno al fuoco, dicevo, io mi annoio, cosa fai qua? E invece è una bellezza incredibile, perché attorno al fuoco si raccontano le esperienze, si parla di vita vissuta e c'è questo scambio di informazioni che è, e di energia soprattutto, che è bellissimo. Tamburi, canti, mangiare, infatti sono tutti belli, bellissimo. E dicevo questo, la donna è donna di medicina, cioè viene assolutamente considerata tantissimo quello che dice. Quando hanno il ciclo mestruale hanno questa capanna dove vanno e stanno per i giorni del ciclo, si riposano, non fanno niente, pensano, meditano, fanno dei piccoli lavoretti e quello che esce dal loro cuore, dalla loro anima, in quella settimana lì viene portato nel villaggio, possono uscire idee, possono uscire tante cose e viene messo a servizio di tutti. È una cosa per me bellissima, mi ha colpito molto perché va in contraddizione con l'isolamento che c'è nella nostra società, cioè te incroci quello che abita di sopra il tuo condominio perché ti fa salutare. E invece qui secondo me c'è proprio un senso diverso. Poi l'altra cosa bellissima, i gay, gli omosessuali, vengono considerati molto di più della, come devo dire, di un eterosessuale, perché dicono che hanno i due spiriti insieme, hanno maschile e femminile. E questo sciamano, come la mamma sapeva già che lui sarebbe dovuto diventare uno sciamano. Sciamano significa guaritore, è un ponte, lo chiamano osso cavo tra la terra e il cielo, quindi tra la parte fisica e la parte spirituale. Lo sciamano è un guaritore, usa le erbe, usa proprio le cose di madre terra. Siccome la mamma sapeva che lui doveva diventare uno sciamano, da piccolino lo vestiva da femmina e gli faceva fare le cose da femmina, perché diceva, ma se tu devi curare delle donne, ma se non sai un po' come sono fatte, come la pensano, come farai a curarle? È uguale da noi, se te vedi un bambino che gioca con una bambola, adesso forse un po' di meno, però non era. Per cui, sono allargata, però io credo che sia tutto. Non vediamo la cultura dello sciamano, no, però. No, ma guarda che è bellissimo, cioè è quella, secondo me, è quella modalità che ti porta in contatto con la terra. Noi veniamo dalla terra, noi siamo terra. Se non sentiamo l'intestino, chiamato secondo cervello, se non ascoltiamo l'intestino, se non ascoltiamo il nostro cervello, non funzioniamo, non siamo connessi, non siamo coerenti. La bocca, il cuore, il pensiero devono andare sulla stessa strada. Allora sono centrato e faccio, dico e penso la stessa cosa, allora mi sento intero. Ma se voglio andare a destra, vado a sinistra perché mi conviene di più, perché se voglio fare l'amore non lo faccio perché, cioè, tutto un casino, diventa tutto più complicato. Per cui vi dicevo, tornando al fatto del far l'amore, la poesia di prima è meravigliosa, perché c'è un intreccio. Credo che quello che ci ha fregato un po' sia il per sempre, no? Quando mi sposo e vissero felici e contenti, e vissero per sempre felici e contenti. Le favole finivano così. No? Quindi Cenerentola sfigatissima, vive con le due frane e quella con il principe azzurro, che la salva, lì il casino. Quindi la donna aspetta l'uomo che la salva. Bianca e nero uguale. Aspetta il principe azzurro che la salvi dalla matrimonio. Poi mi ha detto anche Kenny Ken, che era nato povero, è stato adottato, cioè era proprio sfiga, allo stato puro. E anche lei è arrivata. State castigate da sé. Sì, ma è il concetto. Io
un po' di tempo fa giravo per la strada, c'era una bambinetta così, avrà avuto 2 anni, faceva fatica a stare in piedi, gli avevano già regalato il passeggino col bambolotto. E se ti educano così, cresci così. Cioè, qual è il giorno più bello della vita di una donna? La memoria si sposta. No, si fanno cose tutti. Una volta, adesso io comunque comincio a sentire anche persone che non si vogliono sposare o vogliono convivere, eccetera. Però proprio nell'educazione era stato portato questo, tant'è che molte donne se non si sposavano entro una certa età cominciavano ad aver paura di essere zitelle, che c'era qualcosa che non funzionava, non erano belle, c'era una serie di... Cioè metti in discussione la tua persona. Avevo perché non trovi un genere. Se avevi un difetto. Allora io... Com'è possibile? C'è la fasolera, ho scoperto. Cos'è la fasolera? Non lo so bene, lo prendiamo in giro, non mi ricordo in che modo, non so che si chiamava questa cosa. Sì, com'è che si chiamava? Che di fatto mettevano tutti i fagioli così la gente vedeva che quella era. Ah sì, fino alla strada, fino a casa, fino alla porta di tutto facile. No, una zitella. Una zitella che però aveva delle storie, quindi praticamente non si poteva sposare perché aveva delle storie, no, non si poteva. Tanto che era una non era più vergine, che non si era sposata. Però si era sposata, ma aveva delle intralazze. La frase allucinante. Com'era? Sì, col buco da signore, quella. Tutte queste frasi qui. Cioè, la cosa... delle canzoni. Secondo me la cosa tragica che metti in discussione la tua persona. Non valgo io perché non trovo un uomo, no, perché veramente sono delle persone che passano... veniamo da ideologie, certo. Si sta mandando. Io valgo a prescindere, punto. Poi scelgo di entrare in cosa. Adesso la società si muove così. Ah certo, per quello. Voi, almeno che ha di età, sicuramente... O eri con lui, perché se io ero con lei, mi menavo da dormi. Che lei? Ma in che senso? No, che te, io ero in collegio. Ah, ok. Ma fu di guerra, l'ha messo in collegio. Ma è mia sorella, io la odiavo. Tutte le volte che ci si incontrava, ciao Giovanni, e io prendevo le botte. Perché era così. Il maschio con i maschi, le femmine con le femmine. A scuola, io ho sempre avuto i maschi. Oggi vado a scuola io, le scuole sono miste, non dovevi parlare, se parlavi, non dovevi parlarvi. E vi dicevano che io non ho sentito un sacco di uomini dire che se si masturbavano diventavano ciechi. Però come fai a essere cresciuto, cioè crescere così? Cosa ti dice? Che se tu hai voglia di masturbarti, non lo fai e rinneghi te stesso. No, ci fa tenere, è perché ci hanno educato in questa maniera. Sì, d'altronde è una cultura che non ci dobbiamo dimenticare che siamo dei mammiferi. I mammiferi, che ci piaccia o no, sono facilmente addestrati. Ah, a dispetto dell'intelligenza. Assolutamente. A dispetto, ma è l'unico, perché i rettili hanno loro a destra. Allora, sai la storia di Freud? Che io dico sempre, se ci fosse andato a fare un maggio con cosa, Freud, Kellogg's e Sant'Agostino, io li metto insieme, un maggio col morto, perché il quarto lo devo ancora trovare, ma lo trovo. Allora, Freud diceva che l'orgasmo clitorideo era immaturo, quindi una donna se ha orgasmo clitorideo è una donna immatura. E ci vuole l'orgasmo vaginale perché se una donna matura. Il 40% delle donne non ha orgasmo vaginale, non esiste proprio fisiologicamente. Per cui io mi chiedo, questo povero 40% delle donne che non poteva usare la clitoride e non aveva l'orgasmo vaginale, cosa faceva? Kellogg's, quello che ha inventato i cornflakes, li ha inventati perché diceva alle donne, mangiate i cornflakes così non vi masturbate. Io da quando l'ho saputo non riesco a mangiare. Cioè, ho rifiuto per i cornflakes. Mi sono masturbato. È pazzesco. No, ma è vero. Sant'Agostino invece dopo che, vabbè, padre della chiesa ha fatto un sacco di cose meravigliose, dopo che si era trovato mezza Italia, sua mamma in punto di morte ha chiesto la sua conversione, si è convertito e dopo ha segato
perché siccome ero un padre della chiesa con i potenti dell'epoca, per mantenere calme le popolazioni hanno deciso insieme di fare i rapporti sessuali solo all'interno del matrimonio e solo per la procreazione. Per cui lì hanno praticamente cancellato centinaia, migliaia di anni di... gli antichi romani facevano sesso tutti i giorni, i greci, cioè c'era tutta un'altra cultura. Dal di lì è cambiato tutto. Noi siamo figli ancora di questa cultura qui, ma prima non era così. Prima le donne romane andavano dal dottore quando non avevano voglia di fare l'amore. Se per un giorno o due non avevano voglia, andavano dal medico e dicevano qui c'è qualcosa che non va. Però mica poco bene. Non sono mica poco bene, cioè non ne ho voglia. Adesso? Ciao! Quindi... Voglio dire... Ah, avevano anche loro i metodi anticoncezionali. Non posso dire che le famiglie troppo numerose, per cui Sant'Agostino ha detto qua... Infatti l'ha fatto, era un calmiere, certo, certo. Un anticoncezionale. Certo. Per cui cosa è successo che qua adesso vi devo raccontare? Lo sapete la nascita del vibratore? Come è nato il vibratore? Ci ha fatto per l'isteria. Perché le donne non potevano fare l'amore, cioè le donne facevano l'amore solo quando le cercava l'uomo, se una donna non aveva l'uomo. Per cui dicevano che erano isteriche. E però la cosa fantastica è che li curavano con la masturbazione. Allora scusa, andiamo sempre lì, no? C'è stato un tipo. Cosa il tipo? No, voglio dire, non è che le curavano. È stato quello che gli avevano avuto un buco. No. E dopo il suo assistente. No. Erano proprio curate con la masturbazione, i medici le curavano così. E il medico questo medico, cioè era proprio il tipo, no? Non era lui, proprio... Questo medico qui, siccome era anziano, ha preso un aiutante. Allora, col medico anziano la fila era di 20 donne, è arrivato il medico giovane. La fila era passata dall'altra parte della piazza. Allora, questo medico qui, giovane, a forza di masturbare le donne, arrivava a sera che non ce la faceva più. Allora, il braccio del tuo ghiaccio. È bellissimo quel film. Ma quello che vi volevo dire è che il vibratore è nato come presidio medico, cioè curativo. Questo, capisci? Allora, cosa ha fatto questo poveretto che non ce la faceva più? Era in casa di un suo amico inventore, si mette a sedere. Non ce la faccio più. E con questo specie di aspirapolvere, era un manico con quattro piume di uccello piantate dentro che girava così. Allora si vede il medico che gira, gli si accende la lampadina, toglie le piume e mette un altro aggeggio sopra, da lì nasce il vibratore. E prova, la prima persona con la quale prova è una cantante d'opera che parte. E li capiscono che funziona. Ma è nato come presidio medico per aiutare le donne, perché quindi quello che mi viene da dire è: se scoprono che la cura è questa, vorrà pur dire che il bisogno è fisiologico. Se lo lasci fare normalmente non hai bisogno di curare, nel senso prevenire è meglio di curare, in questo senso qui. Dopo, con la nascita del porno, nei primi film porno attorno al 1920, il vibratore è stato usato nei film, per cui ha preso la piega della cosa che non si può fare, che sporca, che... ma non era nato così. Bene, direi che hai fatto una bella attraversata sull'Eros. Cosa c'è di importante ancora da dire? Che la mia vagina, il mio cuore e la mia anima sono finemente intrecciati, cioè non posso, questo per le donne, l'uomo uguale, il mio pene, il mio cuore e la mia anima sono finemente intrecciati, non posso fare, non, quando dicono sesso, amore, a parte qualche caso che insomma, tanto al mondo c'è di tutto, però diciamo così, nella normalità, anche se faccio l'amore con una persona una tantum, in quel momento lì c'è la mia anima lo stesso, c'è la mia persona lo stesso, non c'è solo la mia vagina, solo il mio pene,
è di più. Tant'è che nella Bibbia non c'è divisione tra anima e corpo, c'è, come dicevi tu prima, c'è un tipo di persona, ci sono io intera, magari con il mio partner, faccio una cosa, ci sono io intera con i figli, ci sono io intera, ma io sono intera, non sono o l'anima o il corpo. Questo fa parte anche della nostra religione, perché come religione qui da noi di solito si va a messa la domenica e durante la settimana si fa le cose normali, quindi si divide, invece non è così. Quello che ci frega, secondo me, è il per sempre, come dicevo prima, perché anche quando ci si sposa si pensa che il per sempre significhi sempre uguale. Invece nell'arco della vita, nella coppia e nella persona, ci sono delle crisi che sono fisiologiche: l'adolescenza, il matrimonio, un lutto, una malattia, il pensionamento, la vecchiaia, sono crisi fisiologiche. Se la persona lo sapesse, quando ha questi momenti di crisi sarebbe più preparata. Sposandosi in chiesa cadrebbe, ti dice, ti dice per sempre. Cosa ti dice? Il bene nel male, cioè finché morte non si separa, ma questo non significa che la mia coppia deve andare sempre uguale, cioè la coppia funziona se è elastica, cioè se io mi adeguo a quello che mi succede nella vita, perché se io metto delle regole, dei paletti e continuo su quelli, non funziona, perché cricca, non è, capisci? Un conto se sono da solo, un conto se ho un bambino di un anno, un conto se ho un bambino di adolescente, un conto se ho un figlio grande, un conto se ho una malattia. Ad esempio a livello sessuale ci sono un sacco di malattie che o impediscono rapporti sessuali oppure devi avere rapporti sessuali in un'altra maniera. Quindi se io non sono elastica in quel momento lì, cioè la mia coppia scoppia, deve essere elastica. Non so, un licenziamento da un lavoro, ci sono degli uomini che non hanno più rapporti perché sono... vanno in depressione perché sono licenziati dal lavoro, oppure un trasloco, la malattia di un figlio, cioè tanta roba dentro un matrimonio, nessuno ti dice come andrà a finire, è un'avventura la vita. Cioè bisogna cambiare un po' il sistema. Sì, finisco con una frase che mi è piaciuta un casino, che è: la vita non è un problema da risolvere ma è un mistero da scoprire. Bello. È recitata da Gianfranco Tondini. Pronti? Dite se ha lo stesso significato di prima o la vivete mal diverso. Via. E poi fate l'amore. E poi fate l'amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul collo, sulla pancia, sulla schiena, i morsi sulle labbra, le mani intrecciate e occhi dentro occhi. Intendo abbracci talmente stretti da diventare una cosa sola, corpi incastrati e anime in collisione, carezze sui graffi, vestiti tolti insieme alle paure, baci sulle debolezze, sui segni di una vita che fino a quel momento era stata un po' sbiadita. Intendo dita sui corpi, creare costellazioni, inalare profumi, cuori che battono insieme, respiri che viaggiano allo stesso ritmo. E poi sorrisi, sinceri dopo un po' che non lo erano più. Ecco, fate l'amore e non vergognatevi, perché l'amore è arte e voi i capolavori. Ecco, si può concludere... l'eroico tentativo di divulgazione di Donatella Terozzi su un argomento che non è facile trattare. Brava Donatella. Ok, adesso chiudiamo le riprese.